Sparco Official Supplier of Passion, fornitore ufficiale della tua passione. Sparco è passione vera. Raptor 4x4, produzione e vendita accessori per fuoristrada. Più di 3.000 articoli subito disponibili, ordini telefonici e online, spedizione in tutta Italia con pagamento alla consegna. T-Rex, All Makes, Terrafirma, Marlow Ropes, KBX, www.raptor4x4.it. Midland presenta l'evoluzione della Action Cam, la XTC400. Connessione diretta a tablet e smartphone, live streaming, per condividere immediatamente i tuoi video su Facebook e YouTube. Midland XTC400. Put yourself in the action. Novembre siamo al secondo raduno off-road all'Lunigiana. Partiremo da Pontremoli e raggiungeremo Zunzeri. E ora parleremo con il responsabile della manifestazione. Buongiorno, benvenuti al secondo raduno Lunigiana Offroad. Siamo con uno degli organizzatori, Lorenzo. Buongiorno Lorenzo, dici qualcosa. Ciao, niente, abbiamo organizzato questo raduno, secondo Lunigiana Offroad. Tutto il giorno per fare passare una giornata insieme agli amici, per condividere una passione fuori strada. Abbiamo lottato con il tempo, dovuto a frane, cadute di alberi. Adesso il percorso è tutto a posto, speriamo nel divertimento di tutti. Spiegaci un attimo come saranno i percorsi, 1, 2, 3, 4. Abbiamo cercato di dividere in due percorsi, un percorso hard un po' più pesante, un hard diciamo per il fango si equivalgono quasi. E niente, percorsi sicuri, belli, percorsi in questa mitica Lunigiana. Sì, due percorsi e si suddividiranno più o meno su 100 macchine, 50 e 50, insomma vedremo cosa ne uscirà fuori. Partiamo da Pontremoli, arriveremo? Pontremoli e arriveremo su alle piste di Zunzeri, dove ci sarà un rifugio che mangeremo lì. E a metà percorso ci sarà un ristoro, giusto perché magari arriveremo più tardi a questo ristoro. E insomma, arriveremo su alle piste più alte di Zeri. Bene. Passeremo dalle Paleoliche, che c'è un bellissimo panorama. Vediamo ragazzi, vediamo. Quindi arriveremo stasera tardi? Ma non credo, no, dai, non credo. Recentemente si è svolto in Lunigiana, nei pressi di Pontremoli, il secondo raduno Lunigiana Off-Road, organizzato da Terre Nere 4x4. Il Terre Nere è stato fondato nell'aprile 2012 da Matteo Rossi, Lorenzo Guastini, Massimiliano Baudone e Raffaele Giorgi. Non è un club né un'associazione, è l'incarnazione della passione per il fuoristrada, la natura e l'avventura, e nasce dal vibrante desiderio di scoprire nuovi territori da esplorare e di condividere emozioni all'insegna del 4x4. Sin dalla sua fondazione, Terre Nere ha mostrato una grande abilità nell'organizzare raduni, abilità che è cresciuta e si è perfezionata con il tempo, dai primi raduni che contavano solo una trentina di macchine, sino all'ultimo, con oltre 100 iscritti. Terre Nere 4x4 è un gruppo di appassionati. Noi abbiamo la speranza di far appassionare anche i nostri amici alle nostre zone. La Lunigiana è un posto stupendo, è un posto molto variegato, ricco di storia. E abbiamo organizzato appunto il Lunigiana Off-Road anche per far conoscere, per promuovere meglio la nostra zona.
Terre Nere è ormai considerato un vero e proprio leader del settore e la sua capacità di catalizzatore ed aggregatore di appassionati del 4x4 non cessa di essere confermata. Come spiega uno dei suoi fondatori, infatti, il Lunigiana Off-Road è stato un vero e proprio successo. Questa seconda edizione dell'evento ha infatti largamente superato, sia in termini di organizzazione, di scelta del percorso e di adesioni, la prima. Al raduno hanno preso parte appassionati del fuoristrada provenienti da diverse regioni d'Italia e alcuni dei più importanti club italiani, come ad esempio il Tricolore, Alfamata, Club Versilia Offroad 4x4 e Sarzana Fuoristrada. Buongiorno, come va? Benissimo, grande off-road! Number one, mi raccomando, sempre qua. Viene lei? Reggio Emilia, che macchina è questa? Jimmy? E fare la dura o la... L'arte. Quante ne hai già fatto di competizione? Nessuna. È la prima? Sì. Un saluto per Offroad TV. La Lunigiana rappresenta oggi uno dei territori più suggestivi d'Italia, con il suo inconfondibile alternarsi di paesaggi montuosi e collinari, la presenza di una natura incontaminata, di paesaggi verdi e sconfinati e di caratteristici borghi medievali in cui il tempo sembra essersi fermato. We'll be right back.
La Lunigiana rappresenta oggi uno dei territori più suggestivi d'Italia, con il suo inconfondibile alternarsi di paesaggi montuosi e collinari, la presenza di una natura incontaminata, di paesaggi verdi e sconfinati e di caratteristici borghi medievali in cui il tempo sembra essersi fermato. La giornata è stata strutturata in questa maniera: ritrovo alle ore 9 per le iscrizioni e poi via con 60 km di percorso di pura adrenalina, intramezzati solamente dal gustoso ristoro a base di prodotti locali e da un pranzo saporito con ricette tipiche del luogo nel caratteristico rifugio Zumzeri. Contenendo micropolveri di particelle di ceramica, il trattamento della Ceramic Power Liquid crea, con l'effetto del calore e lo sfregamento meccanico, un rivestimento protettivo che, eliminando gli attriti, rende più fluido il movimento delle parti meccaniche. Il risultato? Aumento della compressione, motore più silenzioso, riduzione dei consumi carburante e miglioramento prestazioni generali del veicolo. Ceramic Power Liquid, la fonte della giovinezza dei motori. Fortecnic è il rivenditore ufficiale dei migliori accessori per fuoristrada. La qualità muove la nostra passione.
che macchina avete? Che macchina avete? Abbiamo queste due macchine, due Wrangler. Due Wrangler. C'è Keio, chi c'è? Tutti e due preparati per la Proraia. Quindi sono preparati? Sì, sì, sono preparati dalla Proraia. Prepara lui, Matteo, insieme a Alessandro. Alessandro che da qualche parte sono due mezzi eccezionali. JK è un 2008 diesel e TJ 4000 benzina. E una preparazione senza eguali. Poi vabbè, io per le Jeep do un occhio di riguardo, sono la mia passione. Ad attirare tutti questi partecipanti ha contribuito non soltanto una sapiente organizzazione, ma anche e soprattutto la scelta di un percorso stimolante ed adrenalinico e di una location particolarmente intrigante e ricca di fascino, con scorci incontaminati e selvaggi, come quella della Lunigiana. Questo territorio, corrispondente al bacino idrografico del fiume Magra, è suddiviso dal punto di vista amministrativo tra Liguria e Toscana. La Lunigiana trae proprio il nome dall'antica città romana di Luni, situata alla foce del fiume Magra, non lontano da dove oggi sorge Sarzana. In passato, infatti, l'influenza della città di Luni diventa il porto più importante del Mar Ligure. Divenne tale da connotare con il proprio nome l'intero territorio circostante. La Lunigiana rappresenta oggi uno dei territori più suggestivi d'Italia, con il suo inconfondibile alternarsi di paesaggi montuosi e collinari, la presenza di una natura incontaminata, di paesaggi verdi e sconfinati e di caratteristici borghi medievali in cui il tempo sembra essersi fermato. We'll be right back.
Dopo il successo di questo evento, Terrenere sta attualmente lavorando alla terza edizione del Lunigiana Off-Road, che si terrà a settembre di quest'anno. Gli organizzatori condivideranno i dettagli di questo nuovo evento ed il programma dettagliato sul profilo Facebook del gruppo Terrenere 4x4, che conta ogni giorno un numero crescente di visite e di condivisioni. Sono Intili Mario, capo officina della Raptor 4x4. Oggi seguiamo le varie fasi di costruzione di un paraurti tipo B del Defender. Questo paraurti è formato da varie parti assemblate, cominciando dal tubo principale di un diametro da 76 o 89 a seconda del modello, tagliato da un tubo intero di 6 metri a una misura di 68 cm. Successivamente viene curvato con un'apposita macchina. A seguire viene rifilato, forato per i tubi della binda e quindi saldato. Poi procediamo alla costruzione della bar del diametro da 60, che viene curvato in due punti. Pronti questi due tipi di tubi, passiamo all'assemblamento, che viene fatto su un'apposita dima. La dima serve appunto per assemblare tutti i pezzi nella giusta posizione e comprende vari pezzi. Piastra del vericello, la piastra del rolle del vericello, le staffe dell'attacco al telaio della vettura e varie altre piastre precedentemente tagliate al laser e piegate in casa da noi. Finita l'operazione di saldatura, il pezzo viene messo in sabbiatura, che più che sabbiatura è una granigliatrice che spara palline d'acciaio che rende il pezzo grezzo per far assorbire meglio la vernice a polvere. Dopo un'accurata verifica che la vernice abbia coperto tutti gli spazi, il paraurti viene messo nel forno per la fusione della polvere. Teniamo conto che per ultimare un paraurti del genere, dall'inizio alla fine, possono servire almeno 3 ore. Questo è il prodotto finale che può essere già commercializzato.